Ciao a tutti, oggi prepareremo la crostata alla Nutella. Il tempo di preparazione della ricetta è di 2 ore circa. Gli ingredienti sono farina 00, burro freddo a pezzi, zucchero, uova, vanillina, lievito per dolci, scorza di limone e Nutella. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo a preparare la farola. Mettiamo all'interno del boccale la scorza del limone. Lo zucchero e li facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riuniamo sul fondo del boccale. Adesso versiamo il burro. Uova. La vanillina. Il lievito per dolci e la farina. E facciamo impastare per 50 secondi a velocità 5. La frolla è pronta, formiamo un panetto, rivestiamolo con pellicola trasparente e facciamolo riposare in frigo per una trentina di minuti. Trascorsa mezz'ora abbiamo ripreso la frolla, ne abbiamo tagliato una parte che stenderemo tra due fogli di carta da forno che ci serviranno per la parte superiore della crostata. Dopo aver steso la frolla, prendiamo uno stampo per crostate, lo infariniamo. Prendiamolo bene, altrimenti avremo difficoltà poi a staccare la frolla. Rimuoviamola carta da forno. Posizioniamo la frolla sullo stampo. Stendiamolo un po'. Rimuoviamo l'altro foglio. Recuperiamo la frolla in eccesso. Solleviamo lo stampo. E adesso andiamo a posizionare in freezer per almeno 10 minuti. Adesso stendiamo sempre tra due foglie di carta da forno il resto della frolla. Dopo aver steso la frolla, prendiamo uno stampo per crostate e posizioniamo la frolla all'interno dello stampo. Prendiamo la carta da forno.
Adesso ritagliamo i bordi e bucherelliamo il fondo con i rebbi di una forchetta. Adesso versiamo la Nutella. Stendiamo la Nutella su tutta la crostata. Adesso posizioniamo sopra la parte superiore della crostata che andremo a sistemare. Adesso rimuoviamo le parti in eccesso. Adesso rifiniamo i bordi con i cuoricini che ci sono avanzati della parte superiore. Adesso inforneremo a forno preriscaldato a 180 gradi per 20 minuti, coprendola con un foglio di alluminio. Trascorsi i 20 minuti, rimuoveremo il foglio di alluminio e faremo proseguire la cottura per 10-15 minuti al massimo. La crostata è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di uscirla dallo stampo. Crostata alla Nutella. Grazie e alla prossima ricetta.